Siete pronti? Oggi ci facciamo un bel primo con del pesce e delle verdure. Però facciamo un bel piatto unico. Lo sapete che cosa facciamo? Candele spezzate con polpetti e carciofo romanesco. Che bontà, ragazzi. Allora, subito gli ingredienti. Candele spezzate, quelle dei Gragnani, GP di Liguori, la bontà. Poi, qua dentro, polpetti decongelati che ho fatto io. Poi, aglio, cipollotto fresco, carciofi romaneschi, prima che se ne vanno via, limone, prezzemolo e cacio ricotta di capra, ragazzi. Poi, un goccetto di olio ci vogliamo mettere, certo che sì. Poi, un po' di extra vergine di olio ci vogliamo mettere, e vedi un po'. Allora, adesso, partiamo subito da questi polpetti. Mo' qualcuno mi dirà, ma dentro la sta busta l'hanno dati. No, io prima della quarantena mi sono congelati, sono andato al pesce vendolo, ho fatto la mia scorta, qualcuno lo so fatto pulire, eccoli qua, e qualcuno me lo sono lasciato sporco per farvi vedere come si pulisce, eccoli qua, vedete? Guardate che sono belli, sono pure mantenuti il colore, guardate, questi qua sono polipetti, vedete, non sono dei raci, perché hanno una sola fila di ventose, non è doppia, quando è doppia sono polipetti veraci, ok? Quindi, come si puliscono, dato che mi sono lasciati sporchi apposta per voi? Guardate, proprio da cattivo, si girano così, la testa si gira, ok? Io questo qua lo facevo al mare, quando andavo a pesca con mio padre di polpi, ok? Allora, si leva, questo qua, sta roba, eccola qui. Poi, gli occhietti ci stanno, quindi si prendono le forbicette, guardate, così. Non mi guarda così, non ti ho fatto niente io, vai. Sfidiamo gli occhietti, taglio gli occhietti, così li levo via, ok, perfetto. Poi c'è un'altra parte che dobbiamo togliere, questa qui, il dentino, io faccio così con i due pollici e lo tiro via, fatto. Ok, ecco qua, e il polpetto è pulito. E adesso ci andiamo a lavare sia le mani che il polipetto, quindi sotto l'acqua, corrente, sciacquate, bene bene, sciacquo anche gli altri. Ah. Che belli ragazzi, c'ho una voglia di pesce, non so voi, io c'ho una voglia di pesce, veramente c'ho la voglia di mangiare pesce al mare, voi, da morire, mamma mia, quanto mi piacerebbe, guarda, così, due piedi in mezzo alla sabbia, questo, via, usci. Adesso, prendiamo i polipetti, coltello che taglia bene, non li faccio interi, li tagliamo così, a pezzettini, così nessuno se lamenta dei tentacoli, grossolano, così è un piatto unico che stiamo a casa, ci dobbiamo coccolare, non pensa a niente, ci pensiamo dopo a tutto quanto, ma stiamo tranquilli, sereni, anzi, non ci vuole dire, vediamo se. La prova a scolatura, chi si beve la scolatura, poi devo usarlo un pochetto io, un pochetto mi serve la ricetta. Allora, adesso taglio così, grossolano, qua. Ragazzi, profuma ancora sto pesce. Questo che cosa vuol dire? Sti lavori che si fanno tante volte a casa di congelare le cose si devono fare quando la materia prima, il prodotto che compriamo, in questo caso il pesce, sia veramente fresco, cioè deve essere fresco. Noi che congeliamo la roba, che quello non ci ha detto che è decongelata, ok? Quindi mi raccomando, assicuratevi questa cosa, il pesce deve essere fresco, decongelato. Adesso, prepariamoci qua, lo bello spicchio d'aglio. Guardate il coltellino fru-fru, con i pomodorini, taglia a metà, a pezzettoni, così. Stavolta ho scelto l'olio biologico toscano di Giorgio Franci. Adesso accendiamo e facciamo ben abbrustolistaglio. Intanto riparo anche un po' di prezzemolo ritato qua, così non perdiamo tempo. Senti che ritmino che ho, oggi ho scelto la musica alternativa, stiamo facendo una playlist veramente di quella figa, bello così. Allora, oggi vi ho detto, è venuta l'idea di questa cosa, perché ho tirato fuori ieri sera i polpetti, mi sono visto e ho detto, so pochi per fare un secondo, perché erano proprio due, c'era una manciata di polpetti. Ho detto, no, un primo ce lo posso fare, però dobbiamo fare un po' diverso, come facciamo? Ho detto, prima che sti carciofi ci salutano e ci dicono ciao, ci vediamo il prossimo anno, perché stanno per finire, utilizziamoli. L'aglio è pronto, l'olio pure, vado, Ah! Senti che rumorino, signora mia. Senti qua che robetta. Vai, bello. Adesso, fuoco alto, bello, selvaggio, tosto, maschio.
li faccio così attaccare, vedi, grossolano, così, pezzetto un po' più grosso, un po' più piccolo. Ragazzi, che profumo. Io un pezzetto di peperoncino ce lo metto. Piccolo piccolo, così. Speriamo che Mario non se ne accorge, dai. Se no sono cavoli mia. Tocca fare la pasta a parte per lui. Che profumo, ragazzi. Adesso mi pare i carciofi, un bel carciofo, guardate che bello, non riesco. Allora, non mi fate arrabbiare, che poi ne prendono le voglie d'estate. Adesso bisogna mangiarli, adesso sono ancora buoni, costano poco. L'altro giorno Santino mi ha portato, perché io mi ordino la spesa dal banco del mercato, ma me ne arriva qui a casa. Mi ha detto, ci stanno certi carciofi che sono la fine del mondo, li devi prendere. Oliamo al volo, guardate. Mi raccomando, il gambo, dobbiamo lasciarlo bello, eh? Nel senso, leviamo solamente quello che non si riesce a mangiare, il resto lasciatelo. Ah, yeah, guarda che robetta. Tagliamo dentro e vediamo la barbetta. Ce n'è un pochino. E la leviamo, poca poca, anche se è morbida, però la barba non a tutti piace, no? A voi piace la barba? A me non tanto, se impregna le puzze. Poi... andiamo qua, va tanto di buona. Taglia a pezzettoni, così, poi il gambo così, così, proprio così, un po' selvaggio, vado qua, pezzettoni, è una pasta, ragazzi. Che dici, ci mettiamo un altro verso, poi mettiamo, ce lo va, dai. È finito il vino. Il vino prima che finisce. Ah! Vedete, si è pulisciutto il fondo, bello così. Cipollotto, adesso che sfumate il vino, aggiungiamo il cipollotto e i carciofi. Lo sapete, io sono malato, ma quanto mi piace il cipollotto, da morire. Vediamo questa parte qui, metà cipollotto, così, vado, bella così, dai, eccoci qua, carciofi, ah. Come sarà sto primo, eh? Che dite, sarà buono? C'ho una fame, guarda. Solo senti sto profumo, profumo di mare. Profumo di mare, vado un po' di prezzemolo. Tieni, guarda qua. Di cameruma, dimmi un po' che profumo senti, eh? Che tu stai qua su, ridi, eh? Ridacchi, eh? Mamma mia, ragazzi, io so, già mi sto sentendo male. Metto un po' di sale, poco, eh? Non esagerate, eh? Così. Poi aggiungiamo un po' di acqua, così si cuoce bene anche il carciofo. Ecco qua, perfetto. E poi mettiamo sto bel coperchio che mi ha regalato Camera Umare. Ah, che mi rendeva sempre in giro, c'è coperchio. Camera Umare ha risolto il problema, ho protesi di rigore, tutto a posto. Tra quanto ci vediamo? Tra i 10 minuti. A sto punto sfruttiamo questi 10 minuti. Buttiamo il sale nell'acqua e buttiamo quella pasta. Ma qualcuno dirà, ma che c'ha di speciale sta pasta di Gragnano? Che non hanno le altre. Avvicinate la luna. Qua, guarda che colore. Non è color plastica, è bella, è ruvida. Perché questa qua è data dalla trafila a bronzo. Quindi qua la salsa si appiccica proprio così, la braccia. Quante ne buttiamo? 2,5 etti, ragazzi, non esageriamo, come se ci sta la creatura. Mezzo pacco, dai. Creatura, c'hai fame oggi? Eh? Fame, creatura? Vieni qua? Vediamo un po'. Addio, ha fatto ventosa. Vedete che bel colore, come rimane bello il colore dei carciofi? Non essendoci aria, sta bello, aderisce bene questo coperchio. Ecco qua. Sentiamo un po' com'è la situazione. Assaggiamo. Che buono, saporito, buono, come diciamo. Vai. Mettiamo il coperchio e ci dobbiamo sbrigare, eh? Dobbiamo andare pari passo con la pasta. Qua ci vuole ancora, ragazzi, non facciamo stupidaggine, eh? Qua ci vuole ancora, eh? Qua ci vogliono 11 minuti per questa pasta, eh? Noi la tiriamo fuori a 9, 8 e mezzo e poi la lasciamo là, che si fa un bagnetto fra i carciofi e il pulimento. Aggiungo un po' di acqua. Brucia. Sentiamo la pasta, se è pronta. Ci siamo quasi. Vai, adesso fate sto buffetto, vai.
Mamma mia, cos'è che diventa? Balletto? Vai, vai, forza! Allora, olio per mantecare, buono, vai, prezzemolo! Vogliamo sentire, eh? Vogliamo sentire? Mamma mia! Guardate, con due botte di braccio, guardate subito la pasta che ho preso la salsa, guardate, già opaca, già bella, capito, avvolta. Cioè, tu dica fa. Oggi noi ragazzi, oggi ci facciamo del male, questo già sono ciò. Mamma mia. Bella. Buono, buono. Buonissimo ragazzi, buonissimo. Ci siamo? Spengo tutto. Apro qua la cacio ricotta di capra. Vabbè, pecorino pure potrebbe andare bene. Io sono curioso purtroppo, dico una curiosità femmina. Io sono curiosissimo, voglio sentire com'è sta cacio ricotta. Sentiamo un attimo se è troppo. No, non è salatissima, è delicata, è buona. Grazie. Bravo Francesco Lanzillotti, vai. Goccetto d'acqua. Mamma mia ragazzi. Un pochetto d'acqua proprio, capito? Andiamo a tempo di musica! Non c'è parte pancia, vai! Piatto! Oddio! Vai, pronti! Mamma mia! Ragazzi! Mamma mia! Qua ti ringraziamo un mondo di persone che veramente amano il proprio lavoro. Chi coltiva i carciofi, chi fa la pasta, chi vende il pesce giusto. Ragazzi, gli italiani sono fortissimi e non mi stancherò mai di dirlo, siamo proprio bravi, bravi, eccezionali. Vado qui, olio, ah, bello così, condito, condito, ah. Come sempre ho fatto un macello, mamma mia, oddio mio. Toccate tanto poi oggi, eh. Vado, assaggio. Poi prende tutto. Non fa bocconi troppo grandi, te l'ho detto, sta attento, fai vedere qua. Oh. Dio, in che terra ci è andata a vivere, stupenda. Siamo proprio fortunati. Ragazzi, strepitosa. Vi voglio bene. E un abbraccio a tutti quanti. Forza, ce la facciamo, ce la facciamo! Buona, mamma mia, che buona, ragazzi. Che bontà. Che bontà. Sei pronto? Pappa! Pappa, vieni, amore. Ragazzi, a me è piaciuta. A voi, se vi è piaciuta, tac, mettete il like e condividete. Un bacio grande. Un abbraccio da casa Mariola. Saluta Mario, saluta. Ciao, ciao. Quando Mario è tutto contento questo. Ma sei in bagno, mangia miseria, che bontà, che bontà. Papà. Ecco.